tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, Lightning Way sta cambiando totalmente. Alcune cose ve le ho fatte vedere nel video precedente, ma noi in live sia su YouTube che su Twitch siamo andati avanti e ci manca davvero pochissimo per finire l'isola. Dobbiamo soltanto sistemare qualche stradina, qualche dettaglio, eccetera. Come avete letto dal titolo, ho sistemato anche la seconda zona e ho creato una giungla. È scritto nel titolo, quindi spoiler, ma adesso ve la faccio vedere. Come vedete, le case sono state spostate totalmente e a destra ci sarà una nuova zona che adesso vi mostrerò. Prima di tutto, molti mi chiedono, ma perché non aggiorni il codice sogno? E l'ho spiegato miliardi di volte, ragazzi, non ho aggiornato il codice sogno perché l'isola non è ancora finita. Quindi siccome ho un codice sogno con l'isola già finita, ho detto finisco di sistemarla e poi aggiornerò il codice. Quindi portate pazienza che a breve lo aggiorno. Innanzitutto, ragazzi, come al solito io vi chiedo un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi ricordo che il 20 marzo sarò al B-Comics di Padova per festeggiare l'anniversario di Animal Crossing. Sarà un evento incredibile dove andremo a fare tantissime cose e soprattutto ci sarà una zona dedicata ad Animal Crossing dove potrete fare foto. Quindi io vi aspetto, se siete della zona siete ancora in tempo per acquistare i biglietti. Ultimamente sto davvero giocando tanto e sono un po' devastata, non so se si vede, sono mentalmente distrutta perché ristrutturare l'isola in soli 3 giorni è un'impresa non da poco, ragazzi, perché considerate che ci vuole molto molto tempo e noi in 3 giorni abbiamo fatto davvero l'impossibile. Quindi adesso vi mostro velocemente le modifiche che non avete visto nel precedente video e poi vi faccio vedere la nuova zona. Innanzitutto abbiamo aggiunto uno sfondo, come vedete abbiamo messo le finestre come se fossero appunto delle case, in modo tale da dare uno sfondo un po' diverso alla città, soprattutto alla piazza che è la zona importante. Se non lo sapete o non avete visto il video precedente, l'isola avrà il tema di città tropicale, ma io non ho seguito fedelmente questo tema perché ho fatto sì la città, però sono andata poi a lasciare la zona orientale che non ho ancora fatto e continuerò stasera in live, e poi ho aggiunto la giungla che comunque ci può stare perché comunque è un po' tropicale come tema. Quindi ho raggruppato nella mia isola tutte le cose che mi piacciono su Animal Crossing, perché non sta scritto da nessuna parte che l'isola deve avere un tema oppure no, cioè nel senso più tema, cioè ognuno nella propria isola può fare quello che vuole. Quindi come vedete qua davanti non è cambiato assolutamente nulla, cioè abbiamo messo solo lo sfondo e basta. Tra l'altro la zona sopra è ancora da sistemare, ma lo faremo più tardi. Sopra ho fatto questo vicolo e ho messo il negozio di Mirko e Marco. Come vedete, sempre da decorare, ragazzi, perché qui c'è molto spazio vuoto e questi spazi non devono esistere perché rendono l'isola un po' bruttina. Ho messo qualche casa degli abitanti, anche qui tutto da sistemare. Poi ho fatto un punto panoramico con 2 case sopra. Mi piaceva fare questa cosa per cambiare un po' la struttura della mia isola. Vi ho sempre detto che la maggior parte delle persone sbaglia a fare un'isola lineare, quindi ho cercato di rendere la mia isola un po' più carina da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della struttura. Infatti qui abbiamo la casa di Carmelo e la casa di Raimondo, però se vi affacciate vedete comunque lo sfondo con i bambù. Poi scendendo andiamo nel vicolo, ho fatto questo piccolo vicolo perché mi piace un botto come decorazione, come se fosse appunto una vera città, una vera strada. E ci porta al giardino giapponese che attualmente è in work in progress, ma perché mancano semplicemente degli oggettini che andrò a piazzare poi alla fine. Qui è rimasto tutto invariato tranne per la casa che ho aggiunto in questo punto e un ponte che accede direttamente all'area da campeggio, perché questo ponte non c'era prima, ragazzi, e onestamente era un po' scomodo perché dovevo fare tutto il giro per andare nell'area da campeggio, quindi ho voluto rendere la mia isola anche un po' più comoda. Questa zona è rimasta invariata insieme al ponte che non ho mai voluto cambiare, e torniamo nella parte principale della città perché quella è rimasta anche invariata. Servono sempre degli oggettini per decorare al meglio, però sono cose diciamo superficiali, la struttura diciamo è completa. Il negozio, il surf shop che vi ho fatto vedere l'altra volta, la piazza che non vi è piaciuta, la piazza se devo essere sincera è la parte che vi è piaciuta di meno e personalmente anche a me non piace tanto, cioè non mi convince
al 100%, però siccome abbiamo poco tempo, è sempre una cosa molto superficiale. Ora, che non sia perfetta non fa niente, l'importante è finirla del tutto. Come vedete qui ho fatto una gelateria, ci ho messo i nuovi oggetti che sono fantastici, quindi ho cercato di usare davvero i nuovi oggetti introdotti con il nuovo aggiornamento, perché era davvero un peccato non utilizzarli. Ho fatto anche questo punto panoramico dove potete prendere comodamente un gelato, un tè, un caffè, quello che volete. E poi ho spostato il negozio di Ago e Filo, ma questo lo sapete perché ve l'ho fatto già vedere. Adesso arriviamo al punto, diciamo, nuovo, il punto che non vi ho ancora mostrato. Ieri in live abbiamo pensato, ma perché non facciamo una specie di giungla, visto che comunque ci sta molto bene con il tema tropicale? E così stamattina mi sono messa a lavorare, a piantare gli alberi, eccetera. Allora, anche questa zona non è del tutto completa, perché mancano tantissimi cespugli. Fare la giungla è semplicissimo, ci vuole solo tempo, cespugli e alberi. Io ho usato ovviamente le palme e i bambù per il tipo di isola, voi potete utilizzare anche gli alberi normali, però essendo un'isola tropicale ovviamente ho usato i due alberi tipici. La mia casa l'ho lasciata qui. Sì, l'ho lasciata qui perché ho detto vabbè, momentaneamente la lasciamo qui e penso che rimarrà qui in cima, diciamo, alla montagna nella giungla, ci sta. Come vedete ho introdotto una stradina perché è giusto, cioè nel senso, se no vi perdete quando venite a visitarla, e quindi ho fatto una stradina. Come vedete ho messo davvero tantissimi alberi, ce ne sono veramente tanti e ne devo aggiungere altri. Poi, arrivati in questo punto, ho fatto una zona misteriosa. Infatti se guardate, cioè se passate, in realtà intanto ho fatto questa cosa con l'arco che era molto molto figo. Ho detto, cavolo, ma ci sono degli oggetti fighissimi, perché non devo utilizzarli? Cioè li devo utilizzare per forza. E poi sono veramente molto molto belli questi oggetti, fantastici. Sono davvero contenta di averli utilizzati. Andando avanti, come vedete, ho messo anche il laghetto e ho fatto una grotta misteriosa, perché nella giungla può succedere che ci sono le grotte. Poi ovviamente ho sistemato un po' i rilievi come sfondo, perché fa tanto, ragazzi. Cioè, per fare la giungla non dovete fare niente di che, servono alberi, cespugli e rilievi e cascate. Cioè, fate queste quattro cose, vi viene una cosa pazzesca senza aver perso chissà quanto tempo. Alla fine ho impiegato circa 4 orette per farla così. Per finirla del tutto impiegherò altre 2 orette per mettere ogni singolo cespuglio e oggettino. Però tutto sommato il risultato mi piace, e quindi qui arriviamo poi alla fine della giungla e torniamo, diciamo, nella parte dell'isola normale, anche perché qui c'è l'orto eccetera. Questo non lo cambierò perché gli ortaggi mi servono. Quindi, come vedete, questa è la zona della giungla da finire, però a livello di struttura ce l'abbiamo. La spiaggia poi la smonterò perché è il ristorante nella giungla. Onestamente, ragazzi, il ristorante nella giungla non ci sta. Però voglio farvi vedere comunque l'effetto di sera, perché come avete notato ho utilizzato il muschio luminoso, che rende l'effetto di sera veramente stupendo. Ed eccoci qua, innanzitutto questo è il panorama che vediamo da casa mia. Non vi avevo fatto vedere il panorama, cioè l'arco messo lì, ragazzi, l'ho messo per un motivo, proprio per creare un panorama. Poi cambierò la struttura della casa perché questa casa è troppo grande e non ci sta con il tema. Però guardate, cioè vedete, se vi abbassate con la visuale vedete il muschio luminoso. Poi aggiungerò anche altre fonti di luci che per adesso non ho aggiunto, però comunque si intravede l'arco ed era il mio obiettivo principale. Ma adesso scendiamo, qui non c'è la scala perché essendo nella giungla ho deciso di togliere una scala, anche perché non mi bastavano gli slot per le scale. Devo dire che il muschio luminoso è molto molto carino se usato bene. Qui infatti ancora lo devo piazzare, però vi faccio vedere, diciamo, la zona completa, che sarebbe appunto questa. Guardate quanto è figa questa zona, mi piace veramente un botto. Poi, come vi ho detto, ci saranno altre fonti di luci che ancora non ho fatto. Adoro questo laghetto, infatti ne metterò altri perché è bellissimo, ragazzi. Questo laghetto è qualcosa di favoloso.
Anche la grotta un po' brilla, però la grotta si nota davvero molto meno rispetto al laghetto. Il laghetto invece è pazzesco. E quindi, ragazzi, questo è l'effetto. Come vi ho detto, inutile dirvi se vi piace oppure no, perché devo modificarla, devo ancora aggiungere dettagli che non ci sono e sono molto importanti, ma volevo tenervi aggiornati sulla questione, diciamo, ristrutturazione. Detto questo, ragazzi, io stasera vi aspetto alle 8:30 su Twitch per continuare la ristrutturazione. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, soprattutto per sostenere i miei sforzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!